ti consegnerò di qui a poco due relazioni, una che riassume il novero delle attività compiute dalla mia amministrazione, ma anche che evidenzia le criticità dell'ente locale che abbiamo dovuto sostenere in questi anni e che chiaramente costituiranno anche oggetto della tua attività. E ti consegnerò anche una ulteriore relazione che riguarda la Fondazione Amato Vetrano, della quale da questo momento diventi presidente pro tempore, perché come è noto l'ente morale ha come suo presidente nella qualità il sindaco di Sciacca. Ritengo di lasciare a te, alla città, alla tua amministrazione, un comune che ha mantenuto salda la sua situazione in questi anni, rispetto al quale abbiamo profuso tanto impegno e tanta attività, e ritengo che la nostra città abbia ancora margini di crescita che potranno essere sviluppati dalla tua amministrazione, fermo restando che io sono convinto che è una città che noi abbiamo saputo avviare verso un processo assolutamente virtuoso e positivo. Tanti auguri alla tua amministrazione, alla tua giunta, ai consiglieri della maggioranza. Permettimi di salutare anche i consiglieri che svolgeranno un ruolo diverso di opposizione, e un ringraziamento, ancora una volta lo faccio, alla mia giunta, al consiglio comunale uscente e a tutti i dipendenti, al mio ufficio che in questi anni hanno sostenuto la mia attività. Auguri e in bocca al lupo. Sicuramente amministrare questa città è tutt'altro che semplice. Mi accingo a farlo con grande senso di responsabilità e con grande spirito di abnegazione. Mi auguro che questi 5 anni possano essere 5 anni di crescita della nostra città e di crescita di tutti i cittadini, e quindi a questo punto dobbiamo immediatamente metterci al lavoro. Grazie per le parole affettuose, grazie per quello che ha fatto e per l'impegno che ha profuso assieme alla sua giunta, per la città, nell'amministrazione che ci ha preceduto, e in bocca al lupo per il rientro nella vita professionale, comunque nella vita familiare. Grazie.